Ciao ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, nuovo episodio della serie su Ghost Recon Wildlands. Siamo qui quest'oggi in un punto stranissimo della mappa, non eravamo qui l'altra volta. Siamo qui per andarci a fare qualche altra cosa. Allora, abbiamo da fare o questi qui dati importanti, dobbiamo interrogare, indagare su alcune cose, indagare su questo importante indizio per sbloccare una nuova missione della provincia di Itaqua. Mentre qui abbiamo una missione della storia, la rinascita di una ribellione, ferma e marca il convoglio del Santa Blanca. Signori, allora, siccome siamo qui vicini, io inizierei immediatamente con andarmi a fare questo La obiettivo ribellione di della Quattro storia. Canarie è un passo dalla sconfitta. Se la Ok. aiutiamo a risollevarsi in futuro potremo contare sul suo supporto. Va bene, come vedete ho messo i sottotitoli, ce l'abbiamo fatta, grazie al cielo. Ho modificato anche le armi, ci ho messo, l'ho migliorato un po' mimeticamente, ho fatto il mitra comunque con questo colore militare qui, il cecchino militare blu, la pistola, insomma tutto quanto. Allora, prendere il trattore non mi sembra il caso. Dobbiamo fermare un convoglio, Ehi, ci sono dei nemici. quindi io direi di salire Sistemate tutti gli quanti agitori, serve dentro. riconoscere la verità dietro questa cospirazione. Cerca di Sì, non ribaltare questo dai, dai, affare. salite tutti quanti. Zio, sali, zio, sali! Devi salire! Ci sono dei nemici, allora allora ci giriamo di qua e dobbiamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo, quindi ci vediamo probabilmente quando l'abbiamo raggiunto. Ok, signori, siamo a 200 metri. Siamo a 200 metri dal bersaglio. Ordine assalto. Vai, ragazzi, vai, 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 vai. Distruggeteli, distruggeteli, distruggeteli. Dobbiamo fermare questo cazzo di convoglio, ragazzi. Vai, 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 vai. Fatelo fuori, fatelo fuori. Ok, distruggete tutto. Forza, forza. E questo è uno, intanto è andato fuori. Lì. Ok, perfetto. Oh, ragazzi, ragazzi, scendiamo, 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 scendiamo. No, 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 che cecchino, che cecchino, che cecchino. Ok, fuori. Forza, forza, forza. Occhio alla granata, 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 granata. Oh, occhio, mimetizziamo. Ok, qui, qui, questo, questo, questo. Oh, guardalo, guardalo che pezzo di merda, guardalo che pezzo di merda. Le storia. fotto fuori, tutorial convoglio, che dice? Cercare il mio principale. Riprendi, ok, marchiamo queste Fatto, risorse. tutto a posto. Tutto a posto, siamo sicuri? Siamo sicuri? Marca il convoglio. Ok, Attenzione. marchiamo questo Convoglio convoglio, marca dell'unità in risorse. movimento. Vedo più veicoli, tra cui un furgone armato. 2005 di Attacchiamo. comunicazione, aprimi un'abilità. Ok, bene, 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 bene. Disponibile visione notturna, zoom, binocolo, paracadute. Allora, vediamo un attimo. Metterei intanto lo zoom al binocolo. Aumenta lo zoom quasi del 25%, è importante. Poi abbiamo qui visione notturna, abbiamo la comunicazione, ma non I abbiamo i punti ribelli hanno abilità. bisogno di comunicazioni migliori. Prendiamo il carico e lasciamolo agli amici di Katari. Il furgone radio è nostro, stanno arrivando gli uomini di Katari a prendersi la roba. Oh, merda. Hack, qui Nomad, abbiamo preso il convoglio. Ok. Gracias. La mia gente farà buon uso di quei rifornimenti. I miei uomini stanno cercando la Yui e del Polito, ma nel frattempo c'è un'altra cosa che potreste fare per noi. Ho Diga. preparato un discorso per il popolo boliviano. Una chiamata alle armi che trasmetteremo da Itaqua. Il Santa Blanca manderà delle truppe a fermarla non appena sentirà la trasmissione. Ok. E questo è il mio problema. Mi serve qualcuno di affidabile che trovi un trasmettitore e lo protegga fino alla fine della trasmissione. Ok, Katari, ci pensiamo noi. Ok. Trova d'aria su un'operazione ribelle. Ok, siamo già arrivati? Siamo già arrivati. Incredibile, era più vicino. Il problema è che ci servirebbe magari una postazione o più elevata o un po' migliore. Vicino al campo da caccia. Sì, lo so. Ui, ok, qui si entra. Qui si entra. Allora, lanciamo il drone. Attivo il drone. Oh, qui ce ne sono altri, ragazzi. Qui è pieno di gente. Qui è pieno di gente, dobbiamo stare attenti. Ok, dovrebbero essere solo. Oh, lì ce ne sono altri. Ok. Direi che forse è meglio entrare da di là, credo, perché di qua
vedo tutto qua. A meno che io non faccio così. Ruota degli ordini. Raggiungete quella posizione. Sì, ma non così. Vediamo un attimo se riusciamo. Uccisione. Ok. Allora, ho smontato il silenziatore, tanto ci hanno visto, quindi vediamo qui se su questo si alza. Ok, fatto fuori. Ok, fatto fuori. Le, fatto fuori. Ok, stiamo andando bene. Oh, granata zio, c'hai la granata. Vabbè, lui non si fa libero. Raid delle risorse. Conduci raid delle risorse per ottenere una grande quantità di risorse. Usa per trovare le risorse nella tua mappa. Usa le risorse per sbloccare una abilità. Vabbè, è questo. Allora, qui ci sono risorse da marcare. Marca risorse. Kit medico. Faremo trovare i rifornimenti ai ribelli. Ci ripagheranno in seguito. Sì. Ok, qui c'è da marcare risorse. Tante risorse da marcare qui. Ok, 50 comunicazione. Solo qui, niente di che, qui c'è la cassa armi. Prendi munizioni. Indaga. Trova raid delle risorse, dai punti abilità. Trova operazioni. Allora, troviamo dei punti abilità, ragazzi. Perché adesso ci servono quelli. 8 posizioni di d'acqua. Minchia, quanta robetta. Trova dati su un'operazione. Ok, adesso dobbiamo andarcene qui. Ok, siamo arrivati, solo che io parcheggerei qui, perché non mi sembra il caso di andare. Tutorial Unidad. Allora, l'Unidad è una pericolosa posizione, amica. Allora, io faccio colpo sync disponibile. Faccio così. Cecchino, in cima alla torre. Faccio così. Dove c'è il bunker? Uccisione. Le! Colpo sync. E due, le abbiamo fatti fuori così. Easy. Allora, raga, sta un sacco di gente. C'è un sacco di nemici pure che ci stanno a cercare. Dobbiamo starcene attenti. Sto provando a fare il giro. Di qua si può entrare. Mortacci tua, signor, ma che sei scema? Non fa mai più una cosa del genere. Vediamo un po' di muoverci così lentamente. Tanto loro sono tutti qui fuori. Marca risorse. Ok, marcate le risorse, ragazzi. Fermi tutti. Aghera. Trova cassa di attrezzature, ragazzi. Vai, levati che ci stanno. Ok, anche altre casse di accessori. Ok, ragazzi, dopo aver aggirato il punto di prima, stiamo per dirigerci in un altro punto, in un'altra operazione ribelle, per vedere un attimo di prendere anche qui delle risorse. Vediamo un secondo qui che cosa dobbiamo fare. Lanciamo un attimo il drone. Drone in volo. Vediamo un attimo che cosa dobbiamo fare. Ok, c'è uno lì, un altro qui. Allora, di qua si può andare volendo. Ok, per il momento pare ci siano solo questi qua. Per il momento. Oh, ecco. No, questo è un civile. Questo è un civile, ok, allora. Prendiamo un attimo la pistola. Vediamo un attimo di qua. Qui ci sono delle risorse da marcare, ragazzi. Allora, con calma, furtivi. Qui non dovrebbe esserci nessuno. Possiamo marcare le risorse, credo, sì. Ok, marchiamo queste risorse, se dovrebbe essere fatti di cibo, ok. Qui forse c'è un ribelle, perché me ne segna uno qui. Ok. Andiamolo a salvare. Zio. Vai, ti ho liberato, sì. Dovrai essere riconoscente più avanti, eh. C'è un arco accanto alla fila di pneumatici. Fermi tutti che. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori, marchiamo queste risorse.
Vediamo un attimo che c'era uno forse lì, vediamo la capocetta. Vediamo se riusciamo a farlo fuori, spostiamoci un po'. Boh! Netto! Ok, Santa Blanca attacca i ribelli, merda, secca. Oh, forse ci vedono, forse ci vedono. Oh, lì ci stanno vedendo, lì ci stanno vedendo, lì ci stanno vedendo, lì ci stanno vedendo. Ah, tecnicamente qui ce n'è un altro, però il problema è che non lo vedo adesso. Ecco, si sta muovendo, si sta muovendo, si sta muovendo, si sta muovendo. Ok, è morto. Storia. Perfetto. Oh, ne ho visto un altro qui, eh. Ne ho visto un altro qui. Morto, anche lui. Perfetto. Ok, morto. Merda, l'ho mancato, si è girato all'ultimo. Calma, 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 calma. Nulla è ancora perso. Sanno che siamo qui, ma non sanno dove. No, rimaniamo qui in mezzo all'erba in modo che... Vengono da questa parte. È storia. Morto. È morto anche lui. Calma, calma. Boom. Perfetto. Da dove? Ero lì, l'ho visto. Di qua. Morto. È a terra. Provo ad andarmene di qua. Vediamo un po'. Bersaglio morto. Se riusciamo a farci un giro così, dobbiamo riuscire solo ad hackerare le cose. Qui c'è una cassa di munizioni importante. Prendi munizione, ok. Vicino alla pila di pneumatici, occhio. Raga, aiutatemi però pure voi, eh. Ok, un ribelle liberato. Dov'è la granata? Dov'è la granata? Mortacci vostra. Oh cazzo, sono armati ignoranti questi, eh. Questi sono armati ignoranti, raga. Ma vaffanculo tu e il minigun di merda. Matti, lezzi criminali luridi. Lo sapevo che andavi lì. Morto. Bersaglio a terra. Morto. Madonna, raga. Ok, saranno finiti, no? Ok, forse ce n'è un altro. La lotta contro i ribelli non è altro che forse ce n'è un altro. No, che sono risorse da marcare. Indaga. Trovi dei bonus, potenzi in abilità specifiche, trovi il raid di sotto, riescono molte risorse. Ok, troviamo qualche raid di risorse. Qui ci sono i dettagli su un elicottero di rifornimenti carico e pronto a partire. Sarebbe un bel aiuto per i ribelli. Liberiamo questo ribelle. Vieni zio. Sei libero. Ok. Dobbiamo solo adesso andare in un altro punto per trovare altre risorse. Ok. Siamo giunti qui, adesso dobbiamo solo trovare un modo per entrare e per cercare di non dare nell'occhio. Allora, io inizierei con lanciare un drone, visto che siamo in una posizione più bassa rispetto all'uovo. Ok, non sembrano essere tantissimi, quindi probabilmente si potrebbe puntare anche magari con un'azione frontale. Lì! Ok, abbiamo fatto fuori due. Allora, gli altri sono tutti lì là, quindi se io attraverso e me ne vado di qua... Possiamo innanzitutto marcarci delle risorse. Allora, marchiamoci queste risorse, sì, magari rimani giù però che non te fai vedere, grazie. Ok. Morto. Uccisione. Morto. Morto. Morto.
Dovrebbero essere finiti. Dovremmo aver fatto tutto senza farci beccare. Ok, allora marchiamo altre risorse, perché raga, sono importanti queste cose, che possano invece trovare della roba, della roba molto importante. Ok, questa è una cosa medica da... No, 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 non voglio far passeggero, ma levati, ma scendi, scendi, zio, scendi. Allora, indaghiamo. Che tal? Operazioni ribelli. Ho trovato l'antenna del cartello, aggiungiamola alla lista delle cose da disattivare. Qualche catare è una bella faccia tosta. Ok, altre missioni secondarie, ok, operazioni ribelli, ribelli sono alleati, operazioni che... Ok. Okay. Se può portarci da Yuri e Polito ne vale la pena. Facciamolo. Allora ragazzi, adesso dobbiamo andarcene. Se minchia, ma tu sei scemo. Allora facciamo così. Punto di raduno. Non posso fare un viaggio rapido, eh. Spostamento rapido no. Che palle. Mi tocca arrivare fino a qua giù guidando. Se vabbè. Lascia il ribellione. Mortacci tua. Ok ragazzi, dopo un immenso viaggio durato un'eternità, siamo arrivati qui per iniziare la trasmissione di questa radio. Allora blocchiamo qui. Ok. Io vi chiedo, hermano, si hermana, abbiamo cominciato la trasmissione radio. Per quanto potranno occupare la nostra terra? Stanno per arrivare. Per quanto tempo? Dobbiamo bloccarli, avveleneranno ragazzi. I nostri figli. Di qua intanto. È a terra. Facciamoli fuori tutti, raga. Boom, bersaglio a terra. Un altro minuto, ragazzi. Un altro minutino. Ci schiavizza. Un altro minutino. Qui. Oh, guarda, li mettacci lì. Forza, dai. Resistiamo un altro po', resistiamo un altro po'. Partono 3, 2, 1. Ok, ce l'abbiamo fatta, signore. Supporto sbloccato, mortaio ribelle. Fatto, compadres. Tutta la Bolivia ha sentito il mio discorso. È solo questione di tempo prima che il popolo si unisca alla nostra causa. Viva la rivoluzione! È un piacere aiutarvi. Ora cosa ci dite su Yuri e Polito? Non ancora, temo. Quei due coprono bene le loro tracce. Ma i miei ci stanno lavorando. Presto sapremo qualcosa. Nel frattempo i miei fratelli rivoluzionari a Itaqua sono pronti ad aiutarvi se serve. Chiamate e verranno. Ok, signori, ce l'abbiamo fatta dopo quasi un'ora di registrazione. Nuova missione, il prigioniero di Bulta. Allora, mappa tattica. Allora, qui come vedete abbiamo tutte queste cose da fare. Queste sono tutte... punti abilità servono... qui i punti di abilità... Queste qui ovviamente penso siano saranno cose che mi vado a fare io da solo, raga, perché queste le missioni secondarie, raid di benzina, queste sono ferme al convoglio, queste sono tutte cose per le ricompense, quindi queste penso che non ve le faccio vedere. Queste carte di accessori, allora, queste sono date importanti, volendo la prossima volta ci possiamo andare a fare o queste, diciamo che allora strutturiamola così. Ovviamente questo è il secondo episodio, è durato un bel po' perché... questa missione è stata abbastanza lunga, anche se ho tagliato parecchio. Abbiamo capito insomma che ci sono le missioni da fare. Abbiamo 6 missioni da fare qui ad Itaqua. E abbiamo anche da fare tutte queste cose che abbiamo sbloccato in questo episodio, che sono casse di armi e quant'altro. Abbiamo anche da fare anche queste qui verdi, che sono missioni secondarie, disattivare le antenne e roba così. Adesso queste non so io come possono essere. Probabilmente saranno tipo questa qui che abbiamo appena fatto. E tutte queste cose che ci permettono di sbloccare abilità. Queste qui gialle penso siano magari forse date importanti. Quindi ovviamente queste le faremo nella prossima episodio. Dunque probabilmente ci andiamo a fare credo a questo punto tutte queste indagini date importanti. Quindi signori, e poi in modo che dopo quando ci facciamo più giorni di volta, signori, noi ci vediamo al prossimo episodio di Dossare con Wine. Vi ricordo di lasciare like, un commento, iscrivervi se non è ancora fatto. Ci vediamo noi in un prossimo video. Ciao.